Salve a tutti. Nonostante io non sia esperto di complotti e quindi non possa argomentare con un debunker su di un argomento specifico, posso però mettere in seria difficoltà tutti i debunkers per quanto riguarda una questione preliminare di metodo, dialettica, logica, che riguarda proprio la validità delle premesse da loro adottate per supportare le loro conclusioni. Perché il fondamento di un ragionamento è quello da dover innanzitutto verificare per valutare la sua attendibilità. Altrimenti si cade in dei sofismi, in dei ragionamenti fallaci. Io non ho nulla contro i debunkers sul piano personale, assolutamente no. Però sul piano puramente razionale, logico, noto molto spesso da parte di molti debunkers l'uso di stratagemmi di pura retorica, di distorsioni delle tesi complottiste per provare a screditarle. Noto l'attacco alla persona come uno degli stratagemmi più abusati da parte loro e quindi uso, diciamo, noto queste scorrettezze ed è per questo che vorrei che dei debunkers abbiano, diciamo, la possibilità di confrontarsi con il sottoscritto per giustificare, diciamo, la presunta attendibilità dei loro ragionamenti. Proprio nella base, perché non discuto sul fatto che sul piano delle conoscenze, quelle conoscenze all'interno dei loro ragionamenti possano avere una coerenza. Ma metto in dubbio proprio l'impalcatura alla base, a monte. Perché in logica si sa che se delle premesse sono sbagliate, per quanto possano essere deduttivamente connesse tra loro, per giungere a una conclusione, non potranno mai portare a una conclusione vera. Sarà per forza sbagliata. E ho notato, tra le più comuni, diciamo, premesse scorrette di molti debunkers, l'idea che una teoria, un'idea non certificata o supportata da cosiddette prove empiriche sia automaticamente falsa. E loro escludono la possibilità che esista una cospirazione capace di omettere delle conclusioni, delle prove. Perché credono che una cospirazione capace di tanto sia impossibile perché richiederebbe un'omertà gigantesca, ma è un insieme di premesse tutte sbagliate e quindi se vogliamo ne possiamo discutere tranquillamente. Possiamo parlare di qualunque tema specifico, tanto non ci si smuove, cioè se non si giustifica diciamo, quell'insieme di premesse dogmatiche che sembrano dare ragione al debunker, ma in realtà sono solo sofistiche. Non si può pretendere poi di aver smontato le teorie complottiste, o comunque di aver proprio minato la credibilità, l'attendibilità di qualunque tesi complottista. Perché poi si cadrebbe anche nell'errore della petizio principii, cioè se già si presume implicitamente che non sia possibile una cospirazione capace di manipolare i fatti, è chiaro che il debunker parte non dai fatti nell'esaminare i vari casi, le varie vicende, ma parte già da questa premessa, che siccome secondo lui risulta impossibile l'esistenza di una cospirazione anche localizzata, determinata, non per forza estesa a tutto il mondo, capace di manipolare e omettere anche delle fonti, distorcere delle informazioni, allora, le informazioni che lui si trova a livello di divulgazione scientifica provenienti da enti governativi ufficiali sia automaticamente vera, perché esclude automaticamente la possibilità di una manipolazione a monte delle fonti stesse che anche lui riceve nello studio del suo materiale. Ma questa premessa non è fondata, purtroppo, perché teoricamente c'è la possibilità che attraverso, diciamo, certe dinamiche che riguardano la struttura gerarchica di alcune società, di alcuni sistemi, si possa teoricamente arrivare anche a manipolare un certo tipo di informazioni o
o ometterle, ma già omettere dei dati e delle conclusioni significa già distorcere e manipolare l'informazione, la cognizione dell'informazione, dei dati, delle nozioni. Per cui io invito chiunque, mi hanno fatto anche dei nomi tipo David Puente, Paolo Attivissimo, insomma, io sono aperto al dialogo con chiunque, sia ovviamente rispettoso. E che voglia argomentare in modo serio e onesto, non attraverso tentativi di derisione e di distorsione delle idee altrui. Lo dico perché purtroppo ho interagito nel corso degli anni con diversi gruppi di persone che appoggiavano il debunking e addirittura alcuni di loro erano debunkers, e ho notato nella maggior parte dei casi atteggiamenti negativi e scorretti da parte loro. Quindi non voglio sostenere che tutti i debunkers siano maleducati o siano scorretti, perché molti di loro probabilmente saranno in buona fede, saranno onesti e precisi nel loro lavoro, però diciamo che ho una leggera forma di diffidenza, di scetticismo, ecco, nella buona fede della maggior parte dei debunkers. Quindi un requisito che io chiedo da parte di chi voglia eventualmente partecipare a questo live è il massimo rispetto e la massima onestà intellettuale, logica, dialettica. Quindi un live dove si discuterà attraverso l'uso preciso e corretto della ragione, senza sofismi, senza retorica, senza distorsioni. È chiaro che è una sfida diversa per il debunker comune, perché mentre nella maggior parte dei casi ci si limita a parlare all'interno di una posizione già consolidata, questa sfida invece è molto più impegnativa, quella che io pongo, perché si cerca proprio di giustificare le fondamenta del proprio discorso, che è la cosa più importante, perché se non si fa questo, poi la credibilità del ragionamento non esiste proprio. Spero che qualcuno accolga questa sfida. Comunque come posso dire, non tesa a screditare niente e nessuno, ma soltanto a fare chiarezza su alcuni punti fondamentali. E quindi a restituire a questa dialettica di fazioni in opposizione, diciamo, delle categorie, delle forme più precise attraverso cui poi discutere e dialogare.